calmano le venti, entra lo mare, senti come un canto, con 100.000 stilli rilucenti lo cielo si ricama lo suo manto, e poi lo stenni leggero e trasparente sopra la terra, l'omini e le genti. La voce recitante di Vincenzo Catanzaro a conclusione dello spettacolo Ciao Vice dello scorso 4 agosto nell'atrio inferiore del comune di Sciacca è stato senz'altro uno dei momenti più commoventi della serata tributo che la Compagnia dell'Isola, che l'attore, scrittore, regista, commediografo e drammaturgo fondò nel 1990, ha voluto organizzare per celebrare un grande uomo di cultura che moriva esattamente il 12 settembre di un anno fa. E in occasione di questo anniversario, stasera alle 20 trasmetteremo per la prima volta sul canale 80 di Telemonte Cronio quella serata, organizzata dai figli di Vincenzo, Salvatore e Filippo, che si sono assunti l'onere di continuare a garantire la presenza della famiglia Catanzaro nel nome di una personalità così carismatica come è stato il padre. All'interno della manifestazione Ciao Vice è stato conferito anche il premio Vincenzo Catanzaro, assegnato quest'anno a Guglielmo Ferro, regista teatrale, figlio di Turi Ferro, grande amico di Vincenzo Catanzaro. Una gioia stare qua, una gioia essere qua in questa festa, e una gioia rivedere Sciacca, devo dire che è un posto magico. Beh, noi ti ringraziamo intanto per aver accettato l'invito a essere fra di noi. Dicevamo, di momenti commoventi della serata, ce ne sono stati diversi, un altro di questi è stato sicuramente il ritorno sul palcoscenico, e per lei non è stato facile, di Liliana Bene, che con Vincenzo Catanzaro ha condiviso non solo un grande amore, ma anche una grande reciproca stima artistica. E fra 3 mesi, quando si marita tuo figlio, ne facciamo un'auge in Spagna. Che cosa? Luna di miele. San Luca de ca non si muove e mi ho dovuto fare le mie brave inimicizie, perché da allora qualcuno non mi saluta più. Una serata bellissima con sketch e momenti recitati, comici e drammatici, e anche una reunion con la presenza di tante persone che hanno fatto parte in passato del mondo di Vincenzo Catanzaro. Da Santo D'Aleo. Al nostro Nicola. Leo, un grandissimo ringraziamento addirittura andando fuori da Sciacca al nostro Pietro Barbaro, che è stato così gentile e davvero un amico come gli altri, e poi a Franco Bruno, che con noi ha calcato tantissime volte il palcoscenico. Li contrasti e li dolura. Tutto si impregna di sensualità, tutto si immerge da st'infinità.